faremo degli esercizi sul monopolio. Il primo che facciamo è quella pagina 16, numero 2. L'azienda opera in regime di monopolio, vendendo un unico prodotto in due distinti mercati, caratterizzati rispettivamente da queste funzioni di domanda: 1 uguale 200 meno più 1, Q2 uguale 300 meno 2 più 2. Sia inoltre C uguale 100 più Q al quadrato, la funzione di costo dell'impresa. Supponendo che l'impresa abbia una discriminazione di prezzi di terzo grado, determinare le quantità prodotte dall'impresa nei due mercati, il prezzo e i profitti dell'impresa. Allora, discriminazione di terzo grado, abbiamo visto la volta scorsa, la soluzione è data, cioè il punto di ottimo è dato dalla soluzione del sistema ricavo marginale nel primo mercato uguale costo marginale, ricavo marginale nel secondo mercato uguale costo marginale. Scriviamo il sistema, dobbiamo prima invertire le due funzioni di domanda per fare i due ricavi marginali, quindi è P1 uguale 200 meno P1, la seconda funzione di domanda invece è P2 uguale 150 meno Q2 mezzi. Dopodiché sono due funzioni lineari e quindi i ricavi marginali sono le bisettrici, e quindi scriveremo che 200 meno 2 1 è uguale al costo marginale. Il costo marginale 2Q più 1. Ma vi ricordo che evidentemente deve essere Q uguale Q1 più Q2, e quindi possiamo scrivere uguale a 2Q1 più Q2. Poi invece la seconda equazione è 150 meno Q2 uguale costo marginale, quindi come sopra 2Q1 più Q2 più 1. Allora, il sistema è di due equazioni in due incognite, si risolve, vi do la soluzione, diciamo per i calcoli, sono banali, Q1 uguale 37,375, Q2 uguale 24,75. Entrando nelle due funzioni di domanda otteniamo P1 uguale 200 meno questa roba qui, quindi 162,625, P2 uguale 150 meno 24,75 mezzi, cioè uguale 137,625, da cui profitto pi greco sarà uguale a P1 Q1 più P2 Q2 meno i costi, quindi meno 100 meno Q1 più Q2 meno Q1 più Q2 al quadrato, e viene fuori 5.462. D'accordo? Domande? Bene. Poi l'esercizio continua. Si supponga ora che il solo mercato 1 venga aperto all'entrata di nuove imprese, diventando un mercato di concorrenza perfetta, mentre il mercato 2 rimanga monopolista, e che tutte le nuove imprese che entrano nel mercato 1 abbiano la stessa funzione di costo dell'impresa monopolista. Si supponga inoltre che le funzioni di domanda dei due mercati restano invariati. Allora, prima domanda: determinare la quantità prodotta dall'impresa monopolista nel secondo mercato, prezzo e profitto dell'impresa. Secondo mercato è questo, questa è la funzione di domanda, la funzione di costo in questo caso diventa una C uguale 100 più Q2 al quadrato, e quindi
monopolio, ricavo marginale nel secondo mercato uguale costo marginale, da cui 150 meno Q2 uguale il costo marginale uguale a 1 più 2 Q2, da cui Q2 uguale 149 terzi Poi abbiamo il prezzo Q2, che si legge da qui, che è uguale a 150, 149 terzi, quindi uguale a 49,67. Il prezzo P2 uguale 150 meno 49,67 mezzi, e quindi uguale 125,165. Da cui il profitto pi greco uguale P2 Q2, scriviamo direttamente i numeri, quindi P2 125,165 per Q2 per 49,67 meno i costi, quindi meno 100 meno 49,67 meno 49,67 al quadrato uguale 3600. E questo è il secondo mercato, cioè il mercato di monopolio che rimane di monopolio. Questo non ci serve più. Invece relativamente al primo mercato, quello di concorrenza, dove evidentemente questa è la funzione di domanda e la funzione di costo diventa, questa è una funzione di domanda di mercato, quindi diventa P1 uguale 200 meno 1 grande, e poi C uguale invece 100 più Q1 piccolo più Q1 al quadrato. E ci chiede l'esercizio di determinare curve di offerta delle imprese nel breve e lungo periodo e poi equilibrio di lungo periodo del mercato. Va bene, lo possiamo fare velocemente, non è altro che il solito esercizio sulla concorrenza, quindi prezzo uguale costo marginale, cioè uguale a 1 più 2Q1, da cui viene fuori che Q1 è uguale a P meno 1 mezzi. Dopodiché dobbiamo come al solito distinguere il breve e il lungo periodo. Lungo periodo, costo marginale maggiore o uguale al costo medio, cioè 1 più 2 più 1 maggiore o uguale del costo medio, cioè di 100 diviso 1 più 1 più 1. Qua va via tutto e rimane solo Q1 quadrato maggiore o uguale di 100, cioè Q1 maggiore o uguale di 10. 1 maggiore o uguale di 10 significa P maggiore o uguale di 21. Da cui possiamo scrivere la curva del lungo periodo, la scrivo qui. 1 uguale P meno 1 mezzi per ogni P maggiore o uguale di 21. 1 uguale a 0 per ogni P minore di 21. Equamente breve periodo, costo marginale maggiore o uguale di A più C, 1 più 2 Q1 maggiore o uguale di 1 più Q1, e poi viene Q1 maggiore o uguale di 0 più 1 maggiore o uguale di sì, questo è più 1, visto che stiamo facendo il primo mercato, più 1, anche qua deve essere più 1, Stavo dicendo P1 maggiore o uguale di 1, da cui in breve periodo 1 uguale P meno 1 mezzi per ogni P1 maggiore o uguale di 1, 1 uguale a 0 per ogni P1 minore o uguale di 1, minore di 1. Come vedete è sempre la stessa cosa, sulla concorrenza perfetta c'è poco da variare, anche le funzioni alla fine di costo degli esercizi sono del tutto simili alla fine. Dopodiché equilibrio,
diciamo n il numero di imprese, domanda uguale offerta, e quindi 200 meno 1 meno 1, eccola qua, 200 meno 1 sarà uguale, non so scrivere la lunga di offerta dell'industria, evidentemente n volte questa, quindi n volte di 1 meno 1 mezzi, e questo va risolto nel punto di minimo dei costi medi, cioè per più 1 uguale 21. Quindi viene fuori 200 meno 1 uguale, sto dicendo, sto facendo ovviamente l'errore, qua va invertita, devo fare Q1 uguale 200 meno P1, ne devo prendere questa curva di domanda in questo caso, quindi devo andare a scrivere 200 meno P1 uguale N P1 meno 1. No? Devo invertire prezzi e prezzi, o eguaglio prezzi e prezzi, o eguaglio quantità con quantità, evidentemente. E quindi viene 200 meno 21 uguale n, e qui viene 10. Da cui viene n uguale a 179, 17,9, da cui naturalmente dobbiamo prendere il risultato n uguale 17, il più basso, non possiamo prendere il risultato approssimato all'intero più vicino, c'è posto per 17 imprese, non per 18. Rientriamo in questa equazione per n uguale 17, questo non ci serve più, e scriviamo 200 meno P1 uguale 17 in meno 1 mezzi. Questa si risolve e vediamo se sì, il risultato P1 uguale 21, dicevo, si risolve e viene P1 uguale 21,95. Si entra nella equazione di offerta, Q1 uguale 21,95 meno 1 mezzi, e mi dà Q1 uguale 10,475, la quantità Q grande uguale 17 per 10,475, quindi uguale 178,1 approssimato, e poi si calcola il profitto pi greco, che deve essere leggermente maggiore di 0 perché abbiamo superato il punto di minimo dei costi medi, infatti viene 9,73. E così abbiamo fatto l'ennesimo ripasso degli esercizi della concorrenza perfetta. Domande? Chiaro come si opera? Vediamo invece un esercizio solo sul monopolio, esercizio a pagina 51, numero 3. Allora, abbiamo un mercato di monopolio, la curva di domanda è Q uguale 40 meno P, la curva di costo è C uguale Q 3 terzi più 2 Q quadro più 4 Q 4. Prima domanda, quantità, prezzo e profitto del monopolista. Ricavo marginale uguale costo marginale.
questa va invertita, P uguale 40 meno Q, ricavo marginale P settrice, 40 meno 2Q, costo marginale derivata, 3Q quadro terzi, quindi Q quadro, più 4Q, più 4, da cui viene fuori che Q quadro più 6Q meno 36 uguale a 0. Equazione di secondo grado, che ci dà Q uguale 3,71, d'accordo? Ovviamente la radice è positiva, ci sarà anche una radice negativa che non ci interessa, perché a noi interessano solo le quantità positive. Il prezzo P lo si prende dalla funzione di domanda, quindi 40 meno 3,71 e quindi 36,29. Il proficco P greco è uguale a P per Q meno i costi, quindi 3,71 per 36,29 meno 3,71 per al cubo terzi meno 2 per 3,71 al quadrato meno 4 per 3,71 meno 4. Si fanno i conti e viene fuori il profitto uguale 71,25. E vabbè, questo era un esercizio abbastanza classico. Dopodiché ci chiede: calcoliamo la perdita netta di monopolio. Allora dobbiamo fare il solito disegno, cercando di farlo più o meno bene. Q uguale 40 meno P, quindi P uguale 40 meno Q, quindi qui sopra dobbiamo metterci 40, e questo è P uguale 40 meno Q. Poi c'è il ricavo marginale, la bisettrice, questa, Rm uguale 40 meno 2Q. E poi c'è la funzione di costo marginale, che è questa qua, Q quadro più 6Q meno 36. Quindi, no, dove sta? Eccola qui. Q quadro più 4Q più 4 è il costo marginale. Quindi quando, questa è una parabola, evidentemente, quando Q è uguale a 0, il prezzo è uguale a 4, quindi 4, e questa è la parabola che ci interessa. Quindi Q quadro più 4 più 4. Allora, abbiamo calcolato anche questo punto, il punto di monopolio, che era il punto Q di monopolio uguale 3,71, e qui sopra il prezzo. Prezzo di monopolio uguale 36,29. Questa è la perdita netta di monopolio. Beh, in questo caso purtroppo non c'è l'area del triangolo e quindi dobbiamo calcolare l'integrale. Prima di calcolare l'integrale dobbiamo però calcolare questo punto qua, perché naturalmente l'integrale poi andrà calcolato tra QM e tra questo punto qua, che vi ricordo essere QC. Come calcoliamo questo punto qua? Dobbiamo eguagliare questo con questo, cioè Q quadro più 4 Q più 4 uguale 40 meno Q. E quindi Q quadro più 5Q meno 36 uguale a 0. Equazione di secondo grado, qui viene Q esattamente uguale a 4, quindi QC uguale a 4. E quindi la perdita netta di monopolio, scriviamo qui, non è altro che l'integrale tra 3,71 e 4 della curva di sopra, 40 meno Q, meno la curva di sotto, quindi meno Q quadro meno 4Q meno 4
in the coup. D'accordo? Quindi è l'integrale tra 3,71 e 4, qui viene meno q quadro, poi abbiamo meno 5q e poi abbiamo più 36 il dq. Qua si fa integrale e viene meno q 3 terzi meno 5 per q quadro mezzi e poi viene più 36 q calcolato tra 3,71 e 4. Si fanno i conti e questo viene 0,539. D'accordo? Domande? Quindi attenzione, ovviamente noi quasi sempre facciamo esercizi dove la meridianetta di monopolio sono tutte rette in un triangolo, però può anche capitare. In un caso di questo genere si risolve l'integrale, nessun problema. Poi ci chiede il profitto del monopolista se viene regolamentato nel punto di concorrenza. Che significa? Se si obbliga il monopolista a lavorare in questo punto, il monopolista lavorerà nel punto QC uguale a 4 e sarà fissato dal regolamentatore un prezzo pari a 40 meno 4 PC uguale 36. E quindi il monopolista farà un profitto, lo scriviamo qua, di greco, uguale a 36 per 4 meno i costi, quindi meno 4 al cubo terzi meno 2 per 4 al quadrato meno 4 per 4 meno 4, che dovrebbe venire fuori 70,67. Dopodiché ci chiede il sussidio da versare al monopolista per regolamentarlo nel punto di concorrenza nel caso in cui il suo costo fisso sia CF uguale a 100. Che significa? Se la funzione di costo è questa, invece di essere quella di prima, cosa cambia? Nulla, perché ricavo marginale uguale costo marginale uguale costo marginale prezzo uguale. L'unica cosa che cambierebbe è che quando andiamo a calcolare i profitti qui non ci sarebbe meno 4 ma ci sarebbe meno 100. D'accordo? E quindi il profitto sarebbe pari a pi greco uguale 70,67 meno 96, perché non dobbiamo fare ovviamente meno 100 perché dobbiamo aggiungere 4 e sottrarre 96. Questo fa quanto fa? Meno 25,33. Meno 25,33. Quanto è il sussidio? Il sussidio da dare al monopolista è esattamente la perdita che il monopolista farebbe nel punto di concorrenza. Quindi se volessimo obbligare a lavorare come se fosse in concorrenza dovremmo non fargli perdere denaro e quindi dovremmo versargli un sussidio a S uguale a meno a 25, scusate, 33. E poi ci chiede qual è il massimo valore del costo fisso del monopolista che rende possibile la regolamentazione del punto di concorrenza senza dover pensare a sussidi? Beh, è evidente, il massimo valore del costo fisso è quello che rende nullo il profitto. Quindi, profitto uguale a zero, il costo fisso deve aumentare in modo tale da annullare il profitto e quindi deve aumentare di 70,67. Quindi il valore massimo del costo fisso è uguale a evidentemente 74,67.
per un valore del costo fisso di 74,67, il monopolista nel punto di concorrenza farebbe profitto nullo e quindi non ci sarebbe necessità di alcun sussidio. Domande? Chiaro come abbiamo proceduto? Bene, allora andiamo avanti e risolviamo l'esercizio a pagina 66, numero 3. Il mercato è caratterizzato dalla seguente funzione di domanda: Q uguale 100 meno P. Nel settore esiste un solo produttore, la funzione di costo è C uguale 1000 più 10Q. Determinare PQ è il profitto del monopolista. Come al solito, ricavi marginali uguali costi marginali. Invertiamo la funzione, P uguale 100 meno Q, da cui 100 meno 2Q uguale a 10 i costi marginali, da cui viene fuori che Q è uguale a 45, il prezzo P uguale a 55, il profitto P greco è uguale a 45 per 55 meno 10 per 45 meno 1000. Quanto fa? Calcolare PQ e profitto dell'impresa se viene fatta lavorare nella situazione perfettamente concorrenziale. Se viene fatto lavorare nella situazione perfettamente concorrenziale sarà prezzo uguale costo marginale, quindi 100 meno Q uguale il costo marginale, cioè uguale a 10, quindi Q uguale 90, il prezzo P uguale a 10, profitto P greco uguale 90 meno 10, 90 per 10, chiedo scusa, meno 1000, meno 10, no, meno 90, sì sì, meno 90 per 10, e quindi vabbè, si vede a occhio, meno 1000, d'accordo? Calcolare la perdita netta di monopolio, solito grafico, qua ci mettiamo la quantità, poi prezzo uguale 100 meno Q, qua 100, P uguale 100 meno Q, ricavo marginale, RM uguale 100 meno 2Q, costo marginale che qui è 10, quindi disegno in scala, questo è 10, costo marginale uguale 10. E abbiamo detto, questa è la quantità di monopolio, 45 uguale QM, questo è il prezzo di monopolio, che era 55, questa è la quantità di concorrenza, QC uguale 10, e questo era anche il prezzo di concorrenza. Qua è ancora più facile, la perdita netta di monopolio è l'area di questo triangolo, cioè calcoliamola. Perdita netta di monopolio uguale base per altezza diviso 2, cioè 55 meno 10 per questo è 90, 90, io scusa, però, ho scritto 10 per 90 meno 45 diviso 2, e questo è uguale a 45 al quadrato mezzi, che fa
1012,5. D'accordo? Poi ci dice: quale prezzo deve essere imposto dall'autorità regolamentatrice per assicurarsi che la perdita netta sia minimizzata senza costringere il monopolista ad uscire dal mercato nel lungo periodo? Calcolare il profitto del monopolista e la perdita netta sotto queste condizioni. Allora, dobbiamo aggiungerci qui la curva dei costi medi, perché naturalmente non possiamo regolamentare il monopolista con una regolamentazione di first best, cioè nel punto di concorrenza, perché abbiamo visto prima che fa un profitto negativo e quindi dovremo dargli un sussidio. Qui ci chiede quindi di non regolamentarla con sussidio, ma di regolamentarla con un'alta regolamentazione tipo second best. Quindi calcoliamo i costi medi a C, che sono uguali a 10 più 1000 diviso Q. Questa è un'iperbole asintotica rispetto a quest'asse. Quindi disegniamo la nostra iperbole, questa. D'accordo? Il nostro monopolista deve essere regolamentato in uno di questi due punti, dove farebbe profitto nullo. È evidente che ci interessa il punto più vicino possibile al punto di concorrenza, quindi la prima intersezione. D'accordo? Quindi, andiamo a determinare in quale punto si ha questa intersezione. Prezzo uguale costo medio, cioè 100 meno Q è uguale al costo medio, a 10 più 1000 diviso Q. Il che significa, questo va via e questo diventa 90, il che significa 1000 più Q al quadrato meno 90Q uguale a 0. Si risolve l'equazione di secondo grado e le due radici dovrebbero venire, se non abbiamo fatto errori, Q uguale 77 e Q uguale 13. D'accordo? Come vi dicevo prima, tra le due radici va presa quella più vicina possibile al punto di concorrenza, quindi Q uguale 77. E quindi la regolamentazione si avrà nel punto Q uguale 77, il prezzo P uguale 100 meno 77, cioè 23, il profitto pi greco, è anche inutile calcolarlo perché sappiamo che deve essere uguale a 0, se vogliamo possiamo fare la verifica, ma verrà sicuramente uguale a 0. Dopodiché, che cosa ci chiede l'esercizio? Calcolare il profitto del monopolista e la perdita netta sotto queste condizioni. Quindi dobbiamo calcolare la perdita netta di monopolio in questo punto, quindi nel punto in cui questa è la quantità Q asterisco e questo è il prezzo P asterisco. D'accordo? Abbiamo detto che Q asterisco era 77. Sotto 77 e il prezzo P asterisco 23. La perdita netta di monopolio risulta essere solo la parte superiore del triangolo, quindi questo triangolo qui. D'accordo? Anzi no, scusatemi, ho detto una sciocchezza, ovviamente, 9
perché noi siamo in questo punto, quindi la perdita netta di monopolio risulta essere questo triangolo qui. D'accordo? Passiamo dalla concorrenza a questo punto qua. Quindi il triangolo che rimane è questo qui. D'accordo? E quindi la perdita netta di monopolio è 23 meno 10, 23 meno 10 l'altezza, per 90 meno 77 la base, diviso 2, e viene 84,5. D'accordo? Qua non lo chiede, comunque se l'esercizio avesse chiesto è conveniente questo tipo di regolamentazione oppure dare il sussidio al monopolista, avremmo risposto che questo tipo di regolamentazione è conveniente perché dà una perdita netta di monopolio pari a 84,5, mentre invece se avessimo sussidiato il monopolista e avremmo dovuto dare il sussidio che era uguale alla perdita di profitto, e la perdita di profitto veniva fuori, quanto era il profitto negativo? Meno 1000. Quindi in quel caso lo Stato avrebbe speso meno 1000 a carico della collettività, in questo caso la perdita netta di monopolio, che ricordiamo ci sono soldi, è 84,5, quindi decisamente conveniente. D'accordo? Domande? E allora risolviamo l'esercizio a pagina 73, numero 2. Numero 2, un'impresa che opera in condizioni di monopolio alla funzione di costo 100 Q meno 20Q più Q al quadrato, la funzione di domanda sia Q uguale 50 meno 2T, determinare prezzo, quantità e profitto del monopolista, ricavo marginale uguale costo marginale, si inverte questa funzione, prezzo uguale 25 meno Q mezzi, bisettrice 25 meno Q uguale costo marginale uguale meno 20 più 2Q, da cui viene Q uguale 45 terzi 15, il prezzo P uguale 17,5, profitto pi greco uguale pi per q, 15 per 17,5 meno 100 meno 20 per 17,5, anzi più 20 per 17,5 meno 17,5 al quadrato. Quanto fa? Determinare la perdita netta di monopolio. Vedete anche gli esercizi sul monopolio, poi alla fine facendo diversi. Questa è la quantità. Prezzo uguale 25 meno Q mezzi, qui ci mettiamo 25. Ricavo marginale 25 meno Q, costo marginale abbiamo detto meno 20 più 2Q, quindi meno 20 più 2Q significa che quando Q è uguale a 10, qua questa passa per 10, questa è la curva, meno 20 più 2QCM uguale
d'accordo? Abbiamo calcolato questo punto, che era il punto di monopolio, 15 pm 17,5, e qui abbiamo 15 che era qm. Questa ci serve, dobbiamo calcolarlo, ed è il punto QC, e lo calcoliamo come prezzo uguale costo marginale, cioè lo scriviamo qui, 25 meno q mezzi uguale il prezzo uguale meno 20 più 2q, d'accordo? Quindi questo va via e diventa 45, dopodiché questo va via e diventa 90, va via pure questo e diventa 4, da cui viene Q uguale 90 diviso 5, cioè uguale 18. D'accordo? E quindi questo è Q di concorrenza uguale 18. Ci serve questo punto per fare il calcolo, lo calcoliamo per esempio da qui mettendo 25 meno 10, questo punto qua, che non ha significato economico, ha ordinata pari a 10, da cui la perdita netta di monopolio è l'area in questo caso di questo triangolo. Quindi perdita netta di monopolio uguale base per altezza diviso 2, 17,5 meno 10 per 18 meno 15, 2. Questo qua è 7,5 per 3, 15, 22,5, quindi 11 e 25. D'accordo? Bene. Poi ci chiede, si supponga che l'azienda debba scegliere tra le seguenti forme alternative di sussidio alla produzione concesse dallo Stato. Un contributo fisso pari a 200, un contributo pari a 15 per unità di output prodotto. Quindi adesso lo Stato ci dice, io ti do in alternativa o un contributo fisso pari a 200 oppure un contributo pari a 15 per unità di output prodotta. Quale tra queste opzioni impone allo Stato la spesa minore? Vediamo. Contributo fisso pari a 200. Che cosa significa? Significa che, se volete, la funzione di costo dell'azienda diventa uguale meno il contributo fisso. Quindi la nuova funzione di costo diventa C uguale quadro meno 20Q. No? Perché la funzione di costo sarebbe Q quadro meno 20Q più 100 meno il contributo fisso, attenzione ai segni che viene dato dallo Stato. Quindi se lo guardiamo in termini di costo è un costo negativo per l'azienda, e quindi questa diventerebbe la nuova funzione di costo, d'accordo? Cosa sceglierebbe il monopolista? Sceglierebbe di produrre esattamente nello stesso punto, quindi sceglierebbe tutto uguale e non cambierebbe nulla, l'unica cosa che cambierebbe è il profitto. Stanno vivendo un profitto, però solo verificare se i conti. Profitto, ecco, infatti abbiamo sbagliato qualcosa nel profitto. Sbagliato il testo dell'esercizio, evidentemente, perché mi ha più senso con un profitto negativo. Ah, ecco, dicevo io, sì, ho sbagliato io qui. Questo è ovviamente 15, e così non aveva molto senso, evidentemente, il testo dell'esercizio. E qui viene meno 15 al quadrato, d'accordo? Messo qui nell'equazione del profitto il prezzo invece della quantità. Quindi è 15 per 17,5
meno 100 più 20 per 15 meno 15 al quadrato, che dà un profitto negativo di meno 237,5. Vogliamo rifare il calcolo gentilmente, voglio essere sicuro. Esce però positivo. Esce positivo e quanto viene? 237. Ah, 237, va bene, allora no. Evidentemente l'esercizio è proprio così. Aveva più senso se c'era un profitto negativo, no? Perché così, perché si dovrebbe dare un sussidio alla produzione a un monopolista che guadagna? Evidentemente i numeri erano stati pensati in questo modo e poi invece veniva comunque un profitto positivo. 237, va bene. Allora, prima possibilità, abbiamo detto, viene dato un sussidio fisso pari a 100, il monopolista non cambia le sue scelte, quindi sceglie sempre lo stesso punto, e alla fine il costo per lo Stato è pari al sussidio. Quindi il costo per lo Stato, costo Stato, è uguale al sussidio, che è uguale a 100, d'accordo? L'unica cosa che cambierebbe sarebbe il profitto del monopolista, che evidentemente aumenterebbe del sussidio, aumenterebbe di 100. Cosa succede nel secondo caso? Un contributo pari a 200, non 100, dice il testo, un contributo pari a 200. Un contributo pari a 200 vale esattamente lo stesso discorso, quindi la funzione di costo diventa Q quadro meno 20Q meno 100, d'accordo? Perché se c'è un contributo pari a 200 dobbiamo detrarre 200 dai costi e quindi la funzione di costo diventa questa. Non cambia niente, il costo per lo Stato è 200 e il profitto aumenterebbe di 200. Poi c'è la seconda possibilità, un contributo pari a 15 per unità di output prodotta. In questo caso quale diventerà la funzione di costo? C uguale? Contributo fisso pari a 200. Un contributo pari a 15 per unità di output prodotta. Quindi la nuova funzione di costo diventerebbe C uguale, quanto diventerebbe secondo voi? Risposta? C uguale Q quadro, non c'è dubbio, 100 rimane uguale, non c'è dubbio. E se viene dato un contributo pari a 15 per ogni unità prodotta, prego? Meno 5Q. Meno 5Q, d'accordo? Quindi che cosa avremo? Avremo ricavo marginale uguale costi marginali. Ci troviamo con i segni. Sì, no, e meno 35Q. Attenzione al segno, meno 35Q. E attenzione a non confondersi, perché il contributo sono soldi che lo Stato dà all'impresa e quindi sono costi in meno che l'impresa sostiene. Quindi dobbiamo detrarre dai costi il contributo e quindi deve avere un costo negativo in più pari a meno 15. Quindi meno 20Q meno 15Q uguale a meno 35Q. Il costo dell'azienda è più basso, non più alto. Se avessimo messo meno 5Q il costo sarebbe stato più alto, che il contributo è un contributo che lo Stato dà all'azienda, quindi Q quadro meno 35Q più 100, d'accordo? Ricavo marginale uguale costo marginale, lo scriviamo qua, e quindi
25 meno Q uguale meno 35 più 2, d'accordo? Che risolvendo viene Q uguale a 60 diviso 3, Q uguale a 20. Q uguale a 20 porta un prezzo P uguale a 25 meno 10, a un prezzo P uguale a 15. D'accordo? Quanto spende lo Stato in questo caso? Lo Stato in questo caso, il costo per lo Stato nel secondo caso sarà uguale alla quantità prodotta, costo per lo Stato sarà uguale alla quantità prodotta dal monopolista, 20 per il contributo, quindi a 15 per 20 uguale 300, d'accordo? E quindi per lo Stato conviene in questo caso dare al monopolista il contributo fisso pari a 200. Ok? Domande? Allora, fermiamoci pure.